Campioni, bentornati in un nuovo video di spacchettamenti di carte Pokémon e cattura su Minecraft. Oggi partiamo con questo bellissimo pacchetto di Gallade, dovrebbe essere. Poi farò il fail, sbaglierò il nome del Pokémon, tutti quanti diranno: Marco, mi hai sbagliato! Però fa niente ragazzi, benvenuti e bentornati. Noi partiamo subitissimo, ovviamente con il codice che vi meritate di rubacchiarvi. Eccolo qua, mi raccomando, affrettatevi a rubarlo. Non so con quale probabilità il codice lanciandolo si è fermato qua sopra. Va bene così. Comunque, campioni, trick delle carte. Vediamo se in due pacchetti troviamo carte interessanti e difficili da catturare. Partiamo con il Bronzor, che abbiamo visto anche all'inizio, si trova nella mesa. Falinx o Falinx, non so come si pronunciano, perdonate la mia ignoranza, ma è un Pokémon che in realtà non conoscevo e non so dove si trova, quindi lo metto nella mesa insieme al Bronzor. Poliwag! A lui sono un sacco affezionato perché mi ricorda un sacco quando guardavo i Pokémon da piccolo, ragazzi. Bello! Ci sta Poliwag, lo mettiamo qua che nella zona di Robby si trova. Poi abbiamo un Oddish che si trova nella zona di casa nostra. Growlithe di Isui! Che piccolo! Io lui lo voglio catturare solo perché è bellissimo, ragazzi. Quindi Growlithe, zona casa nostra. Energia buio, che non si può trovare. Machoke! Lui è fighissimo, ragazzi. Si trova nella mesa e non l'abbiamo mai catturato nella serie. Quindi ci sta. Sinan, allenatore che non so chi sia, non so, tu te ne vai fuori dalle scatole. Carbink! Carino, carino il campione, carino. Aspiratore perduto. Abbiamo trovato un aspirapolvere, ragazzi. Reverse dovrebbe essere tecnicamente questa. E poi, ultima carta. Vediamo se è una carta speciale, ragazzi. Dovete lasciare in questo momento un mi piace e commentare qua sotto con "voglio la nuova Pixelmon", che magari potrebbe arrivare. 3, 2, 1, via! Giratina! Non ci credo! No, scusate, Giratina! Io ho sempre chiamato per abitudine Giratina, ma so che non si chiama così, ma si chiama Giratina. Che figata! Che figata! Ragazzi, ma cosa diamine abbiamo trovato? Non so che valore abbia, ma in realtà in sé mi piace l'artwork. Bello! Questo sarà tosto da trovare la Pixelmon, cavolo. Giratina, lo lasciamo qua in piedi. E che non vuole stare in piedi, dannato Giratina. Vuoi stare in piedi, per favore? Oh, aiuto! Ok, starà lì sopra praticamente per 30 secondi. Va bene così. Apriamo il nuovo pacchettino, ragazzi. Sarebbe leggendario trovarne due così belle di fila. Ma so che è anche molto difficile. Quindi, prendetevi il codice, ragazzi, rubacchiatevelo e lanciamolo. Vediamo dove cade. Vabbè, questo qua è caduto sempre nella zona di prima. Sembra che ci sia una calamita per carta là in fondo. Trick delle quattro carte. Ok, vediamo. Non ho sentito niente. Vediamo, vediamo, vediamo. Giriamo. Snowware si trova nella zona di Robby. Machop. Ma ho trovato prima Machoke, ragazzi. Vabbè. Mesa. Pikachu. Zona casa nostra. Jinx. Zona Buddy. Lo mettiamo qua. Litwick. Casa nostra. Energia erba. Non me ne frega. Città perduta. Buon viaggio e non ci troveremo mai più. Ok, perfetto. Dotler. Casa nostra. Carina. Sidra. Questo è difficile da catturare, ragazzi. Potremmo metterlo nella sfida. Un altro non ci credo, ragazzi. Con che probabilità trovavamo un altro aspiratore perduto reverse? Sta roba non ha veramente logica. Sembrerà fatta apposta di dirti: Marco, è impossibile. E invece no, ragazzi. Ecco qua l'altro. Vabbè, uno, due, tre. Oh, Poliwrath. Ma non è neanche reverse. Oh, non è nulla. Sono stato truffato. Direi che queste sei qua saranno le carte che andiamo a cercare. Soprattutto sarà molto difficile catturare questo Giratina. Ma noi ci proveremo. Andiamo! E mentre curiamo i nostri Pokémon campioni, abbiamo scelto le prime due carte che andremo a trovare, cioè Pikachu e Growlithe. Alexa, imposta un timer di 20 minuti. 20 minuti? Partite, campioni! Bentornati nella sfida che tanto amate delle carte di Pokémon. Comunque, sto lavorando alla nuova serie Pixelmon, ragazzi. Probabilmente farò una nuova serie, dato che me l'avete chiesta. Arcanine, dannazione a te, ragazzi. Noi abbiamo da trovare Pikachu e Growlithe di Isui. Non Arcanine! Comunque, dice... c'è un Pikachu. Che fortuna! Vabbè, dato che tanti di voi mi stanno dicendo Marco la Pixelmon, Marco la Pixelmon, Marco la Pixelmon... Che dire, ragazzi, mi piacerebbe portare una terza stagione della Pixelmon, però dovete convincermi voi qua sotto nei commenti dicendomi qual è stata la cosa più bella della Pixelmon di questa stagione qua che è appena passata. Dovete dirmelo. Intanto abbiamo catturato il primo Pikachu, quindi la prima carta
Può andare, ragazzi, molto bene. Questo qua era un Farfrom, mi è sembrato quasi un Growlite. Tu sei un bellissimo Arcanine al 35. Ma, ragazzi, in realtà noi tipo Growlite. Già ce l'abbiamo. No, abbiamo Arcanine. Pensavo fosse Growlite all'interno delle iconcine. Però, vabbè, fa niente. Cerchiamo un attimino di vedere, perché qua dovrebbe spawnare Growlite nella zona. Soprattutto qua. Ma non ci credo. Growlite! Growlite Isui! Campioni! Growlite! Vieni qua, campione! Ragazzi, non ci credo però, Primo colpo! Oh, oh, oh! Primo colpo sia Growlite che Pikachu. Ora, abbiamo in realtà un po' di carte da poter trovare, perché abbiamo innanzitutto... No, Jinx, non mi cadere, che abbiamo poco tempo. Abbiamo Jinx, Machoke e Sidra, che sono tre in biomi diversi. E poi abbiamo lui, ragazzi, Giratina, che però pensiamo di prendere come ultimo. Quindi andiamo subito nella palude per Jinx. Quindi zona Buddy, ragazzi. Zona Buddy, perché Jinx, in realtà, tra questi, secondo me, è il Pokémon peggiore da poter prendere. Quindi, no, ho sbagliato, dannazione. Ed esploriamola un pochino, anche se è un po' difficile che mi spawni così in natura Jinx, perché è molto, 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 molto raro. Qua abbiamo Slowpoke, che non mi interessa. Bello questo Poliwrath, guardate che bellino che è. Tu sei proprio un Pokémon bello. A me piace un sacco, ragazzi, Poliwrath. Mach è tosta, ragazzi, tosta, perché qua dobbiamo attendere. Sneasler, Disui, dannazione, che bello che sei. Ferma! Quello è un Jinx! Quello è un Jinx minuscolo! Ma come fa a spawnare così piccolo un Jinx, ragazzi? Quanto è bello catturare Pokémon, poi. Vediamo qua. No, ragazzi, primo colpo. C'è anche Jinx al primo colpo. Io non ci credo. Mettiamo via questo Jinx. Pensiamo al Machoke nella mesa, ragazzi. Mesa. Dove si trova il bioma? Eccola qua. Isola della mesa. Machoke, potremmo evolvere in realtà un bel matchup in Machoke. Però vediamo quali tra i due troveremo per prima. Là in fondo c'è un Jinx. Non mi interessa. No, non è Jinx, scusatemi, è Shinx. Poi vediamo qua invece chi troviamo. Vediamo. Non troviamo niente di interessante. Però adesso c'è un Hitmore. Qua abbiamo un Emboar. Là c'è un Volcarona bellissimo. Però tecnicamente in natura dovrebbe già spawnare Machoke qua nella mesa. Non mi sembra di vedere. Qua c'è un Machop però. Qua c'è un Machop. Campione, vieni qua, potrei evolverti in realtà. Ho sei caramelle rare, però non credo possano bastare. Quindi iniziamo a prendere te. Però quello là mi sa che è quello un Machoke. Vabbè, Machop l'abbiamo preso, anche se non ci interessava. Quello un Machoke, sì! Top al 38. Campione, fatti catturare. Un giro, due giri, tre giri. Io non so più cosa dire. Non ci voglio credere. Cioè, l'abbiamo veramente... Ma anche lui l'abbiamo preso al primo colpo. O ci stanno preparando al fatto che dovremmo andare a catturare un Giratina V-Max. No, questo non è V-Max, però comunque è un Giratina bellissimo. Ma sarà molto difficile da prendere. Dobbiamo prendere comunque prima il nostro amico Sidra, che in realtà non si trova solo nella zona Robby, si trova anche davanti ai nostri bellissimi occhiettini all'interno dell'oceano. Io vado sempre nella zona Robby perché lì c'è il ghiaccio, quindi mi posso appoggiare là sopra. Però in realtà potrei stare qua, circumnavigare magari questa zona qui vicino alla giungla, per poter trovare magari questo Sidra, anche perché comunque lui spawna nell'acqua, quindi potremmo stare molto tranquilli. Qua abbiamo un Carblast, qua abbiamo un bellissimo Cramorant. Insomma, vediamo qua in giro cosa diamine troviamo. Troviamo sicuramente un Sidra. Non troviamo però un Sidra, però ci vuole un pochino. Alexa, quanto tempo manca alla fine del timer? Il tuo timer da 20 minuti, restano 14 minuti. Ok, ragazzi, per ora abbiamo speso più o meno 6 minuti per catturare i Pokémon che avevamo bisogno. Ce ne mancano due. Questo Sidra e poi anche il Giratina. Fermati! Fermati! No, ragazzi, non può laggarmi ora in acqua. Ti prego, fermati. Tic, prova a sfidare. Bravo che ci sei fermato lì nell'acqua. Sidra! Al 35 anche lui. Vediamo se la maledizione, che in realtà è un portafortuna del video di oggi, funziona. Due giri Sidra, tre giri Sidra, quattro giri Sidra! Ragazzi, non ho fatto un secondo di battaglia, praticamente. E l'ultima carta normale l'abbiamo catturata. Ora manca solamente lui, ragazzi. Questo incredibile Giratina. Che si trova nell'isola di Loco, lo spawner. Quindi andiamo qua direttamente, isola di Loco. Poi prendiamo direttamente il nostro Flygon, perché dovremmo volare sopra un dungeon che avevamo esplorato per catturare sia Kyurem che Reshiram. È lo stesso dungeon dove ci serve la Red Chain. E no, mi sto sbagliando. È quello di Pyke e di Agga.
che è nell'isola di Steph. Non devo sbagliarmi, anche perché, ragazzi, comunque è da catturare un leggendario di nome Giratina. Se no, voi mi eliminate uno dei miei Pokémon qua dentro al mio PC. Quindi devo stare molto attento, perché se non ce la faccio in tempo nei 20 minuti, dovete eliminarmi uno dei miei Pokémon più potenti. Di conseguenza, di qua dovrei avere un Time Space Altar, che è il nome appunto dell'altare dove appunto possiamo spawnare il nostro amico Giratina. Giratina, dov'è però il nostro altare? Altare? Dovrebbe essere qua in giro? Eccolo qua davanti ai nostri bellissimi occhiettini. Ho una squadra adatta però per questa battaglia. 72-61. Flygon è un po' basso, ragazzi. Flygon è un po' troppo bassino. Vediamo. Garchomp al 51. Growlithe al 140. Teniamoci questo Growlithe e poi vediamo che altro potremmo tenere con noi in battaglia. Direi che si è messi comunque bene. Dai, mi piace la mia squadra. Tecnicamente ora noi dovremmo mettere 1 e 2, quindi prima la Red Chain e poi eccolo qua, il Grisos Orb, e sono i colori del nostro Giratina. Quindi ora vediamo appena esce la battaglia che dovremmo fare. Ok, ciao Giratina, non voglio che tu ti sfidi contro il mio Eternatus al 614 perché mi pare veramente esagerata come roba, ma... con il mio Arcanine al 72, che secondo me potrebbe uscire una battaglia interessante. Calmati però. Oh, Giratina, come ti permetti, dannazione a te? Io ti faccio un bel bite, ti faccio un po' di danno. Un po' di danno, io l'ho fatto in realtà, ragazzi, per bene. Non ho lanciato subito la Ultra Ball perché mi pare un po' esagerato. Quindi facciamo un altro bite, lo portiamo a vita quasi rossa, quasi, però lui ci ha eliminato l'Arcanine. Ma metto in campo subito il nostro Growlithe di Easy, che non è quello che ho catturato prima, ma già uno che avevo nel mio inventario dei Pokémon. E proviamo la prima Ultra Ball, che non vedo girare. E già... oh, quanto danno mi ha fatto! Mi ha tolto ben 132. Mi pare un po' troppo, signor Giratina. Mi pare veramente troppo. Perché non vedo la Ultra Ball girare? Dove sta girando questa nostra amica Ultra Ball? Perché si è buggata nel terreno che non la vedo? Vabbè, è uscito dalla Ultra Ball. Dove finisce la Ultra Ball dall'azione? Vabbè, mettiamo in campo lui, ragazzi. Zamazenta. Ok, finalmente la vediamo girare. Un giro di Ultra Ball. Ragazzi, ci accingiamo. Quindi ci avviciniamo a una battaglia molto lunga per catturare questo nostro amico Giratina. Soprattutto il fatto che non vediamo girare la Ultra Ball è un po' fastidioso, in effetti. Giusto un pelo, giusto tanto così fastidioso. Però vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Anche perché tutto ciò, io avevo solamente un Grisos Orb. Quindi o prendiamo questo Giratina o perdiamo la battaglia. Quello è un problemino, Però vediamo cosa riusciamo a fare. Dai, vediamo, ci proviamone, ragazzi. Però io vorrei vedere anche la mia amica Ultra Ball. Ah, è qua che si bugga. Tipo qua, nella scalinata si bugga. Eccola qua, un giro. No, fa solo un giro. Ma ci ha shottato il Togekiss. Ma Giratina, ma ti pare normale? E non vedo la Ultra Ball. Ah, questa Pixelmon, ragazzi, questa Pixelmon. Vediamo però, un'altra Ultra Ball. Eccola qua, un giro fa soltanto. Ora abbiamo Eternatus contro Giratina. Ok, ora proviamo ad andare in Dusk Ball. Vediamo cosa riusciamo a combinare con una ball diversa dalla Ultra Ball. Siamo in waiting da un po'. È uscito fuori. È uscito fuori, ha fatto Shadowclaw, ma non ci ha fatto assolutamente nulla. Un giro di Dusk Ball. Fa solo un giro. L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Oh, oh, oh! Io neanche guardavo più, ragazzi. Continuiamo a spammare le Dusk Ball. Abbiamo preso! Your party è praticamente il mio party. Cioè, la mia squadra Pokémon è completamente piena. Quindi Giratina è stato mandato al mio PC. Cavolo, ragazzi! Abbiamo preso anche questa carta spaziale di Giratina. Sono super felice.